mai pensato a come sono cambiati negli anni le diverse tipologie di rifiuto? Le frazioni merceologiche che hanno avuto la maggiore variabilità tra i diversi ambiti territoriali sono stata la frazione organica e il vetro. E in più una frazione che è sempre sottovalutata, che non consideriamo molto come rifiuto, che è l'altra carta di un imballo, cioè la carta scottese di cucina. Possiamo far entrare nelle novità che da un bel po' di anni ci sono nel rifiuto, e sono le capsule per il caffè. Del report redatto dall'Osservatorio Metropolitano Rifiuti della Città Metropolitana di Torino con l'architetto Agata Fortunato, responsabile dell'Ufficio del Ciclo Integrato dei Rifiuti e di Economia Circolare. Ti chiedo quali sono i comuni che sono stati selezionati e quali sono i criteri attraverso cui questi comuni sono stati selezionati. Abbiamo fatto realizzare 25 analisi in 24 comuni del nostro territorio e abbiamo scelto i comuni che avessero la raccolta differenziata più bassa ma il numero di abitanti più alto. Questo per rendere il più possibile rappresentative le analisi merceologiche. Dalle 25 analisi abbiamo escluso Torino, che per dimensione, avrebbe necessitato di altrettante analisi. Nel report è presente un piccolo focus sulla raccolta differenziata, che è fondamentale per una corretta e quindi sostenibile gestione dei rifiuti. Cosa è emerso? Quali sono le frazioni più importanti su cui si può migliorare? E assolutamente, dico, uno degli scopi di questa campagna di analisi era proprio andare a verificare quali rifiuti maggiormente il cittadino in maniera sbagliata lascia nel rifiuto indifferenziato. E oltre all'organico, lo diceva prima molto bene il direttore di IPLA, altre frazioni differenziabili che però ritroviamo nell'indifferenziato sono la carta, la plastica. Un altro elemento sono senza dubbio i RAE. Quantitativamente rappresentano una frazione molto piccola, però crea un impatto ambientale molto, molto grande. Viene erroneamente lasciata dai cittadini, viene conferita erroneamente nel rifiuto indifferenziato. Parlando invece di una possibile introduzione anche in Italia del sistema deposito su cauzione, puoi dirci brevemente di cosa si tratta e soprattutto se può essere uno strumento efficace per migliorare la raccolta differenziata? È in corso di approvazione dalla Comunità Europea un regolamento. Fra le altre misure che vengono individuate attraverso questo regolamento c'è proprio l'introduzione del sistema di deposito su cauzione per quei paesi che non raggiungono almeno il 90% di intercettazione, si è obbligati all'introduzione del deposito su cauzione. L'Italia non è nuova al deposito su cauzione, nel senso che era una pratica che avevamo qualche decennio fa e consiste appunto nel versare una cauzione all'acquisto di un bene o un imballaggio. Al momento in cui invece questo imballaggio viene restituito, ci viene restituita anche la cauzione. Proprio in vista dell'applicazione del nuovo regolamento abbiamo chiesto a IPLA di indagare fra gli altri rifiuti, fra le numerose frazioni, anche in particolare alcune frazioni di rifiuto che potenzialmente possono essere oggetto di deposito su cauzione. È stato molto interessante soprattutto vedere i risultati sulle bottiglie per acqua minerale e bibite, perché sul nostro territorio è iniziata l'installazione di ecocompattatori che sono
come dire, delle macchine nelle quali possiamo conferire appunto bottiglie in plastica, bottiglie che hanno contenuto liquido alimentare in plastica, e il cittadino che conferisce in queste macchine riceve un buono sconto. Una delle preoccupazioni nel momento in cui c'è stata l'installazione di queste macchine era che potessero in un qualche modo non essere strumento per raccogliere più bottiglie, ma semplicemente essere una modalità alternativa alla raccolta tradizionale. Complessivamente l'ultimo anno di rilevamento ha mostrato che sostanzialmente viene intercettato circa l'1,5% attraverso queste modalità, ma un elemento importante è che non abbiamo spostato la raccolta, per cui possiamo dire che quell'1,5% raccolto attraverso gli ecocompattatori è un 1,5% in più che avremmo invece ritrovato nella raccolta indifferenziata e che il cittadino invece ha trovato conveniente conferire in quelle macchine. Il direttore prima ci parlava di alcune categorie di rifiuto che sono state trovate nell'indifferenziato. Principalmente abbiamo menzionato organico, carta, altri tipi di carta e vetro. Ce ne sono altre? Sì, queste sono assolutamente le principali anche da un punto di vista quantitativo. Un'assoluta frazione di interesse è quella dei tessili. È vero che anche questa da un punto di vista quantitativo non è consistente, ma la raccolta dei tessili è una raccolta molto nuova e quindi i cittadini sono pochissimo abituati a raccogliere questa frazione in maniera differenziata. Oltretutto è già obbligatorio per l'Italia la raccolta differenziata dei tessili, e a breve vedremo anche la nascita del sistema di responsabilità estesa dei produttori proprio sui tessili, che come abbiamo già visto negli ultimi 25 anni con gli imballaggi darà nuovo slancio a questa raccolta. Va bene, allora ringraziamo Agata Fortunato e ci vediamo alla nuova puntata di Connetter l'Ambiente.